facciamo il punto dei nuovi positivi al Covid in Abruzzo e lo facciamo in diretta. Questa sera per noi c'è Paolo Durante. Paolo, mi senti? Buonasera a te. Buonasera Marina, buonasera ai telespettatori da parte mia e da parte del tecnico Andrea Berardinelli. E sì, siamo di nuovo in Piazza Muzzi a Pescara. State vedendo anche alle mie spalle immagini completamente diverse rispetto a quelle di questa mattina ad ora di pranzo. Qui è tutto un brulicare di giovanissimi, giovani e anche meno giovani. Però di questo ne parleremo tra pochissimo con un ospite che ho qui vicino a me. I dati di oggi sulla diffusione del virus in Abruzzo, il nuovo bollettino. Rispetto a ieri si registrano 128 nuovi casi, però da sottolineare che 45 si riferiscono ai giorni dal 15 al 18 maggio e non erano stati ancora inseriti. I tamponi tra molecolari e antigenici rapidi, in totale ne sono stati processati 4.886, questo significa che è risultato positivo l'1,7% dei campioni. Pressoché stabile il numero dei ricoveri, in totale sono 196, meno 1 rispetto a ieri, 17 più 2 in terapia intensiva, 179 meno 3 in terapia non intensiva, in isolamento domiciliare più 72, 5.705. I decessi, due nuovi casi anche oggi come ieri, dall'inizio della pandemia in totale si arriva a 2.467. I guariti di oggi sono 56 e poi attualmente i positivi in Abruzzo sono 5.901, più 71 rispetto a ieri. E allora, dicevamo, con ecco qui l'ospite, buonasera, Alfredo Cremonese, l'assessore comunale al commercio e al turismo del comune di Pescara. Si diceva coprifuoco allungato alle 23, il provvedimento risale qualche giorno fa, però di fatto questo è il primo fine settimana che è interessato da questo nuovo provvedimento, assessore. Tantissima gente, e questo significa che seppur lentamente si sta ripartendo dal punto di vista economico. Assolutamente sì, si sta ripartendo. Prima di iniziare il mio intervento volevo semplicemente sottolineare che in questo momento l'area di risulta di Pescara è completamente stracolma, non si entra più da Francavilla, da Chieti e nemmeno da Montesilvano. Il segno è che si vuole tornare a vivere. Pescara è una città dinamica, una città che guarda al futuro, e oggi tutta Pescara è completamente piena di gente. Voglio fare un plauso al prefetto, alla questura e a tutte le forze dell'ordine che stanno vigilando sul buon andamento, anche la nostra polizia municipale che è impegnata nel fare in modo che non si creano assembramenti, ma anche alle attività commerciali che con una loro iniziativa hanno preso un servizio d'ordine che sta facendo di tutto per evitare che si creano assembramenti in questo luogo che, come giustamente dicevi prima nella tua introduzione, è molto molto frequentato soprattutto in questo periodo, anche per la voglia di normalità e di tornare a vivere. Assessore, dopo le 23 c'è un po' di preoccupazione per i controlli, che cosa succederà? Per i controlli non c'è preoccupazione perché c'è una macchina rodata ormai da tempo, c'è una prefettura che minuziosamente ha stabilito tutto il piano di intervento sia prima che dopo, quindi non dovremmo avere sorprese. Siamo anche vigilanza privata? Assolutamente sì, c'è una vigilanza privata a carico delle attività produttive che proprio per lavorare al meglio hanno messo a disposizione un'imponente forza su tutta questa zona, in modo tale da cercare di controllare ed evitare gli assembramenti. Un'ultima cosa, un flash, martedì ci sarà una riunione proprio con il sindaco e con lei e con i rappresentanti delle varie categorie commerciali per... La riunione verterà sul fatto di ragionare su come contemperare gli interessi, soprattutto in zone tipo questo, fortemente antropizzata, dove ci sono interessi in alcuni casi contrapposti, cioè quello dei residenti e quello con le attività produttive. Quindi ci sarà una riunione operativa dove io e il sindaco, insieme a tutte le categorie, cercheremo di trovare la migliore soluzione come sempre abbiamo fatto. Grazie, grazie di cuore all'assessore Alfredo Cremonese. Marina, se ci sono altre domande, altrimenti da parte mia e da parte del tecnico Andrea Berardinelli è davvero tutto da Pescara.